Così ti prepari per la scuola e diventi bellissima. È un po' fredda, lo sa. Beh, amore. La tua è frizzante. Frizzante? Ma che profumo è? Hai visto? I parrucchieri hanno sempre gli shampoo più buoni, profumosi. Wow! Vieni. Vai. È un telo che serve perché se ti taglia i capelli per fare la frangetta non ti vanno addosso, capito? Sembra una coperta. Ma perché la frangetta, amore, solo dietro sono lunghissimi, stai tranquilla. Stanno cadendo i capelli. È normale, amore. Oh mamma mia, poveri capelli. Perché se sono poi lunghi il giardiniere, non il parrucchiere. Esatto. Ecco, tutte queste rose. Sono le rose, ciao. Mamma, sta andando bene. Vanno sempre giù. Ragazze, buongiorno. Oddio, mi fa stra effetto girare video. Sono in stra imbarazzo perché cioè qua dopo che ti fermi per un paio di giorni cambia tutto, figuriamoci per 4-5 giorni, perché col fatto che ero molto avanti con la registrazione, la programmazione dei vlog, io tra tutto, per chi mi segue su Instagram è stato subito aggiornato abbastanza in tempo reale, chi invece non mi segue lì purtroppo no, quindi lo saprete in questo video. Mia nonna ci ha lasciati, mia nonna non quella che fa video, che fa video, che avete visto nei video, in tantissime pensavate fosse lei ovviamente perché la vedevate spesso, invece no. È la mia nonna materna, la mia nonnina Teresa, di ben 94 anni, quindi uno diciamo si fa forza su questo, no? Sul fatto che ha avuto una lunga vita, ha creato 7 vite perché aveva 7 figli e quindi ha avuto sicuramente una vita piena di amore, ecco, circondata da tanto amore. Ve lo dico con gli occhiali perché è meglio, perché non si sa mai, perché ho già pianto tanto, ragazze, sono stata tanto male e ieri mattina sono andata giù al funerale con tutta la mia famiglia, Riccardo, i bambini, Ale è stata fuori con Riccardo e i giardinetti, siamo andati io e Federico, c'era tutta la mia famiglia, insomma, perché è ancora piccolina, ma la sono sentita, vi dico la verità, in questo eravamo d'accordo sia io e Riccardo e anche i miei genitori hanno detto no, ancora presto, troppo piccolina, e quindi ha visto la foto, comunque Ale le ha mandato un bacetto e vabbè ragazze, è dura e io vi dico la verità, quando sono arrivata ho visto la foto di nonna e perché mia
Poi era bellissima, ragazzi, era bellissima con la foto di nonna, vestita tutta elegante, con la collana di perle, gli orecchini belli, tutta ben pettinata. Era proprio bella, 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 bella. E sono contenta di averla vista così, ecco. E insomma, in ogni caso è stata una bellissima cerimonia e sono contenta, insomma, di esserci potuta essere. Non sarei mancata per nulla al mondo, ragazze, perché le voglio un bene dell'anima e voglio bene dell'anima a entrambe le mie nonne. Sono veramente pezzi di cuore che sono sempre qua, sempre qua, ovunque io vado e qualunque cosa accada. Sono stata tanto vicino a mia mamma, continuerò a starle vicino perché fa male come nonna, ma penso che come mamma sia davvero un dolore ancora più grande, quindi è mio dovere starle accanto, come vorrei che stessero accanto a me i miei figli il giorno che, spero più lontano possibile, capiterà a me. Poi in più io sono figlia unica, no? A differenza di mamma, che comunque ha 6 sorelle e fratelli, ha 2 fratelli e 4 sorelle, e quindi a differenza sua io sarò proprio sola, avrò la mia famiglia, quella che mi sono creata, ma sono sola e quindi sarà dura, avrò bisogno di tanto 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 amore. Comunque, non voglio entrare troppo nei dettagli, ragazze, sono cose personali, il come, il quando e il perché, no. In ogni caso, aveva 94 anni, è arrivata a un numero super. Mia nonna è una donna, una grande donna, con la D maiuscola, che ha sempre sopportato tanto e che ha cresciuto su 7 figli, comunque... Come diceva anche il prete durante la messa, oggi sarebbe molto più dura, ancora più dura, crescere 7 figli, ma è un grande lavoro che lei ha fatto e ha creato 7 figli che hanno rispetto per la vita, per l'amore, tutte brave persone, quindi insomma tanto di cappello perché... È sempre stata una donna molto forte, molto strong, che stimo molto, vi dico la verità. A cui ho sempre chiesto tanto consiglio. Perché ha l'esperienza per dare consigli. E quindi anche quando mi è arrivato il primo figlio, Federico, mi ha sempre dato tanti tanti consigli, tanti tanti tanti. E custodisco tutti qua. Comunque, ragazze, ho bisogno di distrazione. Io vi dico la verità, anche Riccardo mi ha detto no, oggi non vloggare ancora, fai poi domani, datti tempo, eccetera, ma avevo bisogno di dirlo anche a voi su YouTube, di liberarmi e di andare avanti, perché bisogna andare avanti e bisogna proseguire la vita, specie quando si hanno dei figli, ma in ogni caso bisogna sempre reagire e andare avanti, perché i nostri cari, quando volano in cielo, vorrebbero vederci sereni, e quindi bisogna sforzarsi di essere sempre sereni il più possibile. Detto questo, io sono davanti a Eurospin, infatti la gente mi guarda e mi dice quella ha parcheggiato, già ci sono pochi parcheggi qui davanti, quella ha parcheggiato ma se ne va o rimane, deve far spesa, non si sa. Quindi devo fare un po' di spesina, quindi andiamo a fare spesina. Stamattina sono andata a ritirare altri libri per la scuola, piano piano arrivano, purtroppo arrivano 3 di qua, 2 di là, 10 di là, e quindi li sto ritirando quando arrivano, ecco. Stavo guardando se avevo una moneta per il carrello, forse l'ho messa qui, no? Dove è finita? Io l'ho vista stamattina, adesso la cerco con tanto amore e pazienza, ma deve essere qua. Qui non c'è. Tra l'altro io quella foto di nonna, super elegante, eccetera, ce l'ho perché appunto ecco, ho trovato la moneta,
perché appunto ce l'ho in digitale. Ma come dicevo, parlavo ieri sera con Riccardo, visto che sono ancora molto sensibile alla cosa e quindi devo, appunto, mi sto sforzando di pensare ad altro, eccetera, la farò stampare tra qualche mese, perché se me la vedo davanti adesso in casa io piango ogni volta che la vedo, quindi la farò stampare tra un paio di mesi, così anche Riccardo ha la foto della sua nonnina e appunto vorrei fare un angoletto di casa con loro che vegliano su di noi. Niente, vado ragazze, andiamo a prendere il carrello, così mi rallegro un pochettino e andiamo a fare un po' di spesina, che è meglio per il tubo. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Ragazzi, è tornata. Allora, tre borsoni di roba di Eurospin, ho speso 150 euro, e vi faccio vedere tutto quello che ho preso, anche se devo poi fare un'altra piccola tranche più di frutta, verdura, l'acqua che ho dimenticato, magari prendo anche altri litri di latte, insomma, però fidatevi che ne ho già prese di cose. Allora, confezione di cialde, queste qua compatibili con la Dolce Gusto, non parlo troppo ad alta voce perché c'è Ale che dorme, in caso alzate un po' il volume o lo alzo io in editing. Poi trita, questa qua che era in offerta, il macinato per ragù, offerta speciale. Poi 5 litri di latte della Land, ve ne faccio vedere uno ma ce ne sono 5. Poi mia mamma, l'ultima volta che siamo andati, ci ha offerto una bevanda ananas e cocco che a me è piaciuta tantissimo, allora l'ho vista anche all'Eurospin e l'ho presa. È buonissima, almeno quella di mia mamma era buona, non so che marca fosse, ma penso che più o meno, insomma. È proprio l'abbinamento ananas e cocco che mi ha fatta impazzire. Poi ho preso cordon bleu, ne ho presi 4, ho preso anche cose un po' da scorta così. Poi ho preso anche questo qua, pensando più che altro ad Ale e a Fede, che è il frutta più con qualche goccia di latte, che è un pochino un succo di frutta più cremoso, diciamo. Biscotti, ho preso questi qua, ho preso anche delle cose da colazione perché abbiamo terminato tutto. I Gran Giorno sono veramente buoni, assomigliano, se li avete mai mangiati, o da piccola li mangiavo, i zuppa latte, sono buonissimi. Poi ho preso l'olio, ho preso questo qua perché nello sportello lì mi trovo meglio con la bottiglia fatta così, quindi se si svita, in caso io poi me la riempio, perché è un po' più stretta e ci sta meglio nello sportello. Poi ho preso 2 passate, adesso non trovo l'altra ma sarà da qualche parte, i panini per hamburger, perché stasera facciamo serata stile Mac ma più salutare, quindi hamburgerini fatti in casa. Poi ho preso questo pesto di salsiccia da aggiungere sempre alla trita di ragù per renderlo più buono, per fare il ragù. Piadine alla riminese, ovviamente. Poi olio di semi vari da tenere di scorta perché ne ho già uno nuovo ma non basta mai. Ho preso un altro pacchettino di hamburgerini, così ne abbiamo un po' di più. Tutte le volte si dice ne vuoi un altro e non ne abbiamo, quindi. Pane americano. Di questi mi pare, non mi ricordo se ne ho preso uno, forse solo uno, perché ho preso anche il pane fresco. Mi pare sia solo uno. Poi ho preso 2 confezioni di cereali, ho preso sia gli anellini al miele, sia questi al cioccolato, che piacciono abbastanza. E così
anche per la colazione siamo a posto. Poi abbiamo, te li faccio caldo, ho trovato e non mi aspettavo questi qui, per chi mi segue sa che li stavo cercando da una vita. Li avevo trovati al Carrefour, due pezzi, erano grigi, due pezzi 4 euro e qualcosa, o 3,90 o 4 qualcosa giù di là, e invece qua ne abbiamo 5 a 2,99. Sinceramente ne ho approfittato, così li vado a mettere tra una padella, una pentola e l'altra. Avevo ancora il cartoncino, che inizia a non poterne più. Qua c'è l'altra confezione di caffè, così per un po' siamo a posto. Poi ho preso un po' di cose tipo affettate, ho preso il prosciutto cotto, ho preso la mortadella GP, ho preso il cotto di alta qualità, 4 hamburger appunto per l'hamburger di stasera. Poi ho preso anche salame Milano, ho preso il salame di prosciutto, ho preso una forma di parmigiano, ho preso i sacchettini del surgelo perché li avevo terminati, tonno, questo qua è buono, ve lo consiglio, assomiglia molto a Rio Mare in realtà, e ondina tonno all'olio d'oliva, non male, non male, sempre pinna gialla. Poi ho preso anche una scorta di caffè normale, perché come vi ho fatto vedere nelle storie Instagram di stamattina, quando noi finiamo le cialde io faccio la moca comunque, quindi da averlo perché sta finendo. Poi lo so, non si può, non si deve, ma io non li ho mai provati, li volevo provare, questi parti salatini assortiti, e voglio vedere come sono, sono curiosa. Poi ho preso una mega confezione di mozzarella, due pacchi di spaghetti che avevo terminato, un pacchettino di insalata mista, fettine cheddar sempre per l'hamburger di stasera, stracchino. Poi questi li ho presi per Ale, perché mi ha detto prendimi qualcosa se faccio la brava. Adesso chiederemo al papà se è stata brava, comunque me li tengo per... È stata brava? Allora dopo le do la sorpresina. Sono degli cioccovi, tipo quelli della Kinder, le caramelline che sono dei mini ovetti Kinder praticamente. Poi ricotta, gorgonzola, poi pan brioche, ragazzi, dovete provarlo. Se non avete mai provato questo pan brioche dell'Eurospin, lo dovete provare. Il Lidl non ce l'ha, per esempio, il mio Lidl pan brioche non c'è, ma questo qua dell'Eurospin è una bomba, a parte che ha le fettone belle spesse, cioè sono spesse così, sono buonissime. E va bene anche con il salato, tipo il panino dolce col prosciutto cotto, per intenderci, è super, e anche senza olio di palma, insomma io ve lo consiglio, a me piace da morire, infatti lo prendo raramente perché ne mangerei tutto il pacco insieme, quindi lo prendo di rado. Poi questi anche ve li straconsiglio se siete golosi, queste crocchette di formaggio sono qualcosa di irresistibile, infatti vedete che è un po' che non le vedete perché sono buone, ed è un bene che non le vediate, perché mi so contenere, ogni tanto le compro. Poi ho preso i bastoncini di verdure, anche questi non sono affatto male, in realtà avevo preso anche i bastoncini di pesce, ma in cassa mi sono accorta che la scatola era tutta rotta sotto e quindi glieli ho lasciati. Poi ho preso i panciottini per i bambini che ogni tanto me li chiedono, non glieli prendo spesso perché comunque non è che sia il massimo, però ogni tanto come serata un po' così ci stanno. Prosciutto e formaggio e pomodoro e mozzarella, perché a Fede piace in un modo, ad Ale in un altro, e quindi così abbiamo un mix. Poi ho preso le ciambelline perché tra un po' si riparte con la scuola, ragazze, oggi è venerdì di già, quindi che emozione, perché Fede inizia le medie, quindi siamo tutti così, la novità, e quindi così ho le merendine, ma poi comunque il pan brioche, ho un sacco di marmellata, un sacco non tanto, nel senso che sta andando, stiamo finendo, però c'è un pochino di pedi, quella alla pera, un pochino, è piaciuta, quindi la rifarò sicuramente, magari quando vado al mercato trovo delle occasioni di frutta, so che comunque piace la marmellata, e voilà, via.
E quindi magari per la scuola pan brioche con un po' di marmellata, un po' di Nutella, insomma. Poi ho preso il pesto, perché è una vita che non mangio le trofie al pesto, ho preso ovviamente quello senza aglio, se no non lo digerisco. E poi vabbè, qua ci sono tutti gli altri litri di latte che adesso piazzo un attimo lì e dopo li sistemo. Cosa? Il pesto. Ah, te ho preso un'altra cosa, lo so che non ti piace il pesto. Lo so, ma a me Fede piace però. Scusate che prendo un'altra borsa. Allora, un altro pacco di pan brioche. Vabbè, è troppo buono, poi mi dirai. Ho preso questo cacao qua perché quello del Lidl non mi piace, c'ha le palline a volte più grosse, eccetera. Questo invece assomiglia molto al Nesquik, quindi quando vado all'Eurospin lo prendo. Anche se si sta avvicinando realmente al prezzo del Nesquik. Poi una carnina per Nala, perché grande non c'era. Un po' di scontrini. Voilà. Poi il gel per la lavastoviglie, che metto qui. Ho preso il cream caramel, ragazze, stasera mi voglio mangiare un cream caramel, una vita che non ne mangio uno, e l'ho visto lì, ho detto lo prendo. Poi ho preso 800 pacchi di Philadelphia per rifare la cheesecake, prima che finisca, diciamo, il caldo vorrei rifarla, ecco, perché poi solitamente quando inizia l'autunno mi viene voglia di sfornare torte normali da forno, quindi ancora una volta vorrei farla. Pomodorini datterini, succhi di frutta, questi qua da portare sempre a scuola, li ho presi senza zuccheri aggiunti, così sono un pochino più leggeri, diciamo. Poi ho preso un pepe che avevo finito con il macinino, perché normale non c'era, ma meglio, è più fresco e più gustoso. Poi a lui ho preso il sugo cacio e pepe, che così io mi faccio le trofie al pesto con Fede e lui se le mangia cacio e pepe, e Ale o in bianco o al pomodoro, perché lei o il bianco o il pomodoro, non credo che le piaccia cacio e pepe, manco il pesto, non lo so, proveremo. Ovviamente abbiamo anche le trofie, l'altra passata di pomodoro che mettiamo qua. Poi ho preso questi due che non ho mai provato, mi ispiravano, insalata di tonno alla messicana con mais, fagioli e peperoni, io amo i peperoni, ne ho prese due perché l'altro gusto che c'era sapevo che non piaceva a nessuno, quindi non l'ho preso. Ho preso caffè decaffeinato, se mi viene a trovare nonna, quando viene nonna a trovarmi ce l'ho, perché forse sta settimana vengono a trovarmi, quindi lei il caffè non lo può bere. Poi sottilissime di petto di pollo, erano anche queste in offerta, 3,52 euro, anche se anche in offerta non sembrano. Pane fresco, una busta di parmigiano, anche se ho preso la forma, però non si sa mai per quando sia un po' più alla veloce. La panna, che mi serve sempre da aggiungere al Philadelphia per la cheesecake, invece che la Nutella classica, che a me non piacciono se Nutella è sottomarca, non lo so. Lì all'Eurospin la Nutella originale non c'è e quindi ho detto vabbè, cambiamo, vediamo com'è questa, che sarebbe l'imitazione della pan di stelle, la crema pan di stelle. Crema alle nocciole e cacao con granella di biscotto al cacao senza olio di palma, eccetera, eccetera, eccetera. Già che la vedo liquida, che si sposta, vabbè, bisogna dargli una tuirata, come dico io, e vi farò sapere. Una tuirata, eh? Agrimina. Agrimina? Agrimina. Ah, che vuol dire? Dio. Qua ogni persona ha il suo dialetto, giusto perché avendo un tubo. Comunque, gel disinfettante mani, che è una vita che diciamo sta finendo, è comodissimo perché magari il cane, la cosa, fai un attimo e ti disinfetti, poi te le lavi con calma se sei difetta, insomma è molto utile, ha molto spesso e basta. Tutto sto po' di roba, 150 euro, però devo dire che rispetto a Lidl, rispetto a Carrefour non ne parliamo neanche, rispetto a Coop che non ne parliamo ancora meno. Devo dire che con 150 euro di cosine ne ho prese. Insomma, dai. Comunque è caro, però accettabile. Basta, adesso metto via tutta sta roba. Mettiamo via tutta sta roba. E narcolettico. Quando gli fa comodo. Adesso si alza e mi aiuta.
il detto chi non ha testa mette gambe. Stavamo facendo gli hamburger fatti in casa e Riccardo si è accorto che giustamente non ho preso le salse e quindi ora andiamo a prendere le salse, anche perché tra poco chiude, perché sono le 8:15. Meno male che il Lidl chiude alle 9 e quindi volo a prendere le salse. Arrivo salse. Ragazze, cena fatta. Che cena. Ale sta per salire, che adesso andiamo a nanna. Stasera la metto io a nanna perché Fede non c'è. Di solito vanno sempre a nanna insieme. E niente, mi prendo il computer e così mentre la addormento mi inizio a montare questo vlog, così lo metto insieme agli altri. E stavo pensando, ma non ho altre novità da dirvi, ragazze. Sono giornate un po' strane, sono un po' nel pallone. So che potrete capirmi. E niente, è stato... È ora di andare. Ciao ragazzi, sono molto stanca. Ah, già! Cosa? Non abbiamo fatto vedere la news. Cosa? La tua nuova acconciatura. Facciamo vedere con i capelli slegati? Sì. Te tira? Tira. Guardate un po'. Anche la maestra Angela ci ha rappresentata qui. Eh sì, perché vi ho messo le... Perché vi ho messo le clip a inizio video, perché in realtà... Sì, perché sempre io adoro questi capelli, mi stanno benissimo. Anche voi cliccate il like e andate da parrucchiere, che così li mette questo e li taglio i capelli. Se li volete corti, a cacchetto o così come ce l'ho io. Se siete voi, nel like e cacciate la campanella. Finito? No. Ah no! E poi, se volete a cacchetto di... A caschetto, non a cacchetto. A caccola. Caschetto, con la... Cacchetto. No, dillo bene. Cacchetto. Caschetto. Cascetto. Cassetto, ma cosa dici? Ragazzi, buonanotte, sogni d'oro. Oh, che carino. Li voglio tanto bene. Anche loro ti vogliono bene. Buonanotte, sogni d'oro. Vai a lavare i denti. Patatina, brava. Complimenti. Venderai il ghiaccio agli eschimesi. Lo dico a papà. Brava. Non potevo non farvela vedere. Vi ho fatto delle clip all'inizio del video perché mi sono mangiato un capello. Ale, hai perso Ciro. Come? Lui è Ciro. Ciao, sono Ciro. Ciao a tutti. Vai. Il mio Ciro è tuo bellino. Dai, Ale, vai a lavare i denti. Mamma, vieni, e vai, fammi salutare. Ciao, ragazzi. Ciao, Cirette. Comunque, dicevo che vi ho messo le clip a inizio video perché in realtà gliele ho fatti tagliare ieri che eravamo a Torino appunto per il funerale di nonna. Abbiamo fatto che prenotare lì perché non sapevamo altrimenti se ce l'avremmo fatta a portarli prima dell'inizio scuola, e quindi nel pomeriggio poi li abbiamo portati lì. Dai. Di una cosa. Ragazzi, se volete la vostra mamma, dicetelo, mi portate ditelo. Ditelo, ditegli alla mamma. Ditelo alla vostra mamma, ditelo e
Che cosa? Vogliamo andare da parrucchiere con questi capelli quando c'è Bubi. Va bene, glielo dico. Dai, andiamo. Buonanotte. Voglio bene. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato per nonna. Grazie. Siete un'infinità. Veramente ho la direct piena. Non so se riuscirò mai a rispondere a tutti perché sto cercando di non pensarci troppo. E quindi aprirli uno ad uno prima o poi lo farò. Prima o poi lo faccio. Grazie.